Un gran sasso da vivere a pieno in sicurezza. La pandemia ha riportato in auge le vacanze all'aria aperta e negli ultimi anni la montagna aquilana è stata letteralmente presa d'assalto da turisti e camminatori. Il Gran Sasso ha un ventaglio molto ampio di escursioni da poter programmare con sentieri di varie difficoltà. Le guide alpine sono già organizzate per accogliere i turisti, come del resto le strutture presenti. L'estate 2022 probabilmente avrà lo stesso trend della precedente, con numeri importanti sul Gran Sasso, che già sta accogliendo turisti ed escursionisti. Già c'è molta richiesta, almeno per quanto riguarda l'escursionismo, e poi anche per le vie ferrate, queste attività diciamo che sono ormai diventate alla portata di tutti, e c'è molta richiesta. Chiaramente noi abbiamo a due passi Roma, che i nostri maggiori utenti sono loro, insomma. Dal punto di vista della sentieristica, i sentieri più frequentati sono fruibili e manutentati adeguatamente, qualche problema in più per quelli meno frequentati. Quanto riguarda le ferrate, sì, c'è manutenzione, si sta facendo manutenzione, ci sta ancora qualche trattino che è ancora coperto dalla neve, però diciamo la situazione è abbastanza buona. Diciamo. Per quanto riguarda l'escursionismo, la sentieristica lascia desiderare magari per quelli che sono i sentieri meno battuti, meno frequentati, per il resto diciamo stiamo nella normalità. Sulla sicurezza ogni anno si ribadiscono gli stessi concetti, affidarsi agli esperti è molto importante, come è importante guardare il meteo prima di mettersi in escursione, anticipando quando si prevedono ad esempio temporali, partenze e rientri. La montagna va affrontata con preparazione in base agli itinerari che si vogliono fare. Poi si può fare il sentiero di un'ora come si può fare il sentiero di una giornata intera. E bisogna tenere presente quelle che sono le situazioni estive per quanto riguarda le previsioni meteo, no? Abbiamo probabilmente, come sta succedendo oggi, qualche temporale nel pomeriggio, quindi magari anticipare le partenze, rientrare presto, evitare questi temporali che sono diciamo abbastanza pericolosi, sia per quanto riguarda i fulmini che per quanto riguarda anche l'abbassamento di temperatura e magari quando si è in alta quota. Quindi organizzarsi con un abbigliamento idoneo e scarpe idonee al percorso che si fa e buone passeggiate a tutti, insomma.